Io la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in una beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova e di che vive regna nei secoli dei secoli.
abbiamo ricordato nella giornata di oggi, di 78 anni fa, il primo di novembre, dove ci furono oltre 600 morti per un bombardamento venuto inatteso, inaspettato dalla popolazione. Noi come vittime civili di guerra siamo presenti in tutto il territorio della provincia di Frosinone, tutte le occasioni, tutte le manifestazioni partecipiamo con tutto il nostro staff e in particolare continuiamo a svolgere un servizio di assistenza ai soci. Dal momento che la nostra associazione è finanziata anche dal Ministero dell'Interno affinché nel tempo noi possiamo ancora assistere i poche vittime civili invaidi rimasti e continuare il nostro messaggio di pace affinché le future generazioni possano ricordare questi tragici eventi e gli stessi non potranno più ripetersi nel tempo.